Sì, hai detto bene, una festa degli ultras per ricordare 80 anni di storia del Cevinaro. Visto che è ritornato anche il nome Audax, abbiamo approfittato, si è trovata la coincidenza che abbiamo compiuto gli 80 anni e abbiamo deciso di fare una festa per il Cevinaro e per gli ultras, anche per ricombattere un po' il gruppo, perché inizia il campionato e quest'anno sarà molto duro, tutte le trasferte, andare sui campi, le partite in casa e tutto. I tifosi del Cevinaro, in special modo i ragazzi del gruppo Ultras, sono qualcosa di eccezionale, vivono il calcio e l'Audax in modo concreto. Anche quest'anno è coinciso con questa bellissima festa che stanno organizzando, anche la giunta al nome di Audax Cervinara, che loro desideravano da tanto tempo e che finalmente siamo riusciti a farlo. Quindi i ragazzi, io mi trovo bene con loro, sanno che sono sempre disponibili e questa festa è una bellissima cosa. Innanzitutto volevo ringraziare gli Ultras Audax perché quello che fanno è incomiabile, quindi ti chiedo soltanto di continuare così su questa scia. L'amicizia nel calcio è l'unica amicizia che resta, quindi questo lo posso estendere anche ai tifosi e lo dico con estrema tranquillità e sincerità. È un piacere però vedere ragazzi che si appassionano al calcio, perché il calcio è un'attività sana che secondo me dovrebbe essere incoraggiato e nelle nostre comunità piccole dovrebbero essere fatte proprio delle scuole calcio, perché comunque aiutano a sottrarre i ragazzi da altre tentazioni della strada e dalla frequentazione di altre amicizie pericolose. Perché... Sul torpedone per le strade campane, sul torpedone per le strade campane, in ogni stadio dove ciò sta di più.